Buon sabato, tra pochissimo su Telebelluno va in onda Benvenuti a tavola, l'unica trasmissione che parla di... Tarzan. Ecco, l'abbiamo perduto, anche Riccardo, dato, tra poco. Buona visione da Pastificio Feltrino Casalingo, a Feltre. Estetica Zaia a Belluno, Antoniazzi Casa a Quero. Buon sabato, benvenuti a tavola, ben ritrovato Riccardo. Ciao Giorgia. Siamo presso il laboratorio della Briciola a Santa Giustina per darvi, come ogni sabato in questo mese di novembre, le ricette dei dolci di Riccardo. Oggi che si fa? Oggi facciamo la maddalena, che è un dolce di mandorle. Qui abbiamo già preparato per comodità la tortiera foderata con la pasta frolla. Qui abbiamo delle mandorle macinate grosse, che queste qui andranno sopra la nostra torta, dello zucchero a velo, delle mandorle macinate non sottili sottili ma una medio spessore, e queste qui sono delle mandorle che noi le ho messe giusto per vedere, perché magari non tutti a casa hanno il cutter o l'attrezzatura per macinarle, quindi o prende la farina di mandorle già fatta sì. Oppure si prende, l'ideale sarebbe prendere le mandorle, le nocciole secche e macinarle, perché logicamente mantengono più l'aroma e il sapore. E dello zucchero che andremo a montare insieme alle mandorle, zucchero e uova, okay. Le uova fresche. Pasta frolla fatta, iniziamo con la farcia. Ecco, allora andiamo nella nostra planetaria, nel nostro sbattitore, mettiamo le mandorle, mettiamo le uova. Riccardo, quanto deve andare in planetaria? Ma penso un 10 minuti. Ok. Aggiungiamo il baking, o lievito secco che si vuol dire, lasciamo andare ancora 20 secondi giusti che si amalgami, fermiamo e adesso andremo a mettere il nostro composto nella tortiera. L'impasto, non prendete paura se è, vedete che è molto morbido. Forno preriscaldato? Sì, teniamo un po' meno, anche direi, qualche grado di meno, perché la mandorla è un po' delicata. Andremo con una palettina, anzi possiamo anche proprio fare con due o tre colpettine, si adagia. Uh-huh. Dopodiché le nostre mandorle, come dicevo prima, quelle macinate più grosse, le andremo a disporre sopra, rimarranno in superficie e formeranno una specie di glassatura. Toglimi una curiosità, una volta che la torta è finita, nel senso che è cotta, la farcia all'interno rimarrà morbida, quindi non sì, si secca? Rimane soffice, ancora soffice, sì sì, è una torta secca, diciamo, però secca perché non ha creme, perché non ha liquori, però è soffice dentro, deve restare soffice. Dopo prendiamo lo zucchero a velo, perché se noi non facciamo questa operazione qua, che creiamo questa barriera, la nostra mandorla si seccherebbe sopra, okay. Diventerebbe un crostone duro, invece rimane, facciamo una glassatura, okay. E il nostro interno rimane morbido. Questa torta rimane in forno circa un 45 minuti, 50 minuti. Ecco, adesso andiamo a infornarla. Per motivi pratici noi la torta l'abbiamo già preparata, perché ci vogliono 40 minuti, dicevamo. Sì, dopo bisogna aspettare che si sfreddi, e quindi noi ne avevamo preparata in precedenza una. Comunque vi garantisco che il risultato che otterrete è questo. La torta è pronta da mangiare, anche questa, se possiamo mangiare, possiamo tenerla anche 2-3 giorni. Okay. L'ideale è mangiarla tiepida, però nessuno ci vieta che se la mangiamo domani la mettiamo un colpettino di microonde e la torta un po' tiepida è la fine del mondo. Abbinata alla storia, al passito della storia, al passito di Conegliano, e è l'ideale per gustare questa torta di mandorle. Perfetto, grazie Riccardo, con te ci vediamo sabato prossimo, domani la replica di Benvenuti a tavola e poi lunedì una nuova puntata. Vi aspettiamo. Arrivederci da Pastificio Feltrino Casalingo a Feltre, Estetica Zaia a Belluno, Antoniazzi Casa a Quero.